showed up with swag enough and a halo on your head. Killing me with those eyes, honey, bang bang, I was dead. With just one little look. Domenica 22 gennaio, dove in varie zone del territorio canavesano è stato onorato Sant'Antonio Abate, il patrono del mondo agricolo, in tanti si sono dati appuntamento a Valperga per l'edizione 2023 della festa. L'evento, che ha visto come priori Giuseppina Aimonetto, Renato Pollapollin, Giovanni Aimonetto e Luca Blessent, ha visto in mattinata il ritrovo dei partecipanti nella piazza delle scuole per la colazione del contadino, quindi a seguire è stata la volta della Santa Messa e della benedizione dei mezzi schierati alla presenza delle autorità cittadine, in primis il sindaco Walter Sandretto e del consigliere regionale Mauro Fava. Nell'occasione si è tenuta anche una raccolta firme per la difesa del cibo non sintetico promossa da Coldiretti. L'appuntamento si è chiuso con il pranzo tenutosi in frazione Campo e Cornier, mentre nella serata di lunedì 23 gennaio si terrà ancora un momento conviviale sempre nell'ambito della festa organizzata dagli agricoltori valperghesi con protagonista il bollito. When we talk for hours, I...